La pulizia delle vacche ed il loro mantello lucido testimoniano come il benessere degli animali sia un altro punto forte della sperimentazione. I dati rilevati dai tecnici dell'Institut Agricole Régional evidenziano che le bovine en plein air non presentano indicatori metabolici di stress superiori a quelli di vacche monticate, secondo la tradizione, e la loro produttività non è inferiore a quella riscontrata normalmente in altri alpeggi valdostani. Il maggior dispendio energetico derivante dalla termoregolazione notturna dovuta al mancato ricovero in stalla è compensato dall'eliminazione di tutti gli spostamenti quotidiani tra la stalla e le aree di pascolamento. Un altro importante obiettivo del progetto è il recupero del valore pastorale della cotica erbosa, degradatasi a causa dello stato di semiabbandono dell'alpeggio negli anni che hanno preceduto l'attuale gestione. Mediante rilievi floristici lineari e prelievi di erba, si è proceduto all'analisi qualitativa e quantitativa dei pascoli. Grazie ad essi è stato possibile valutare gli effetti del pascolamento integrale sulla composizione botanica e sulle potenzialità foraggere delle associazioni vegetali più diffuse nell'alpeggio. I prelievi di erba e di latte prodotto hanno arricchito il quadro delle conoscenze sulle vegetazioni d'alpeggio dell'area di studio, oltre che dal punto di vista floristico, produttivo e gestionale, anche nel campo della determinazione dei profili aromatici dell'erba e dell'individuazione dei composti caratterizzanti le produzioni casearie del terroir di riferimento. Nelle aree più basse si è osservata una diminuzione complessiva delle graminacee, bilanciata da un aumento delle leguminose, mentre nei settori posti a monte della stalla il pascolamento integrale ha aumentato la disponibilità di elementi nutritivi per le piante ed è cresciuta quindi anche la produttività del pascolo. L'esperienza di Entrelor costituisce un esempio interessante di integrazione fra attività agropastorale, protezione dell'ambiente e turismo. Dall'estate del 2008, tecnici o turisti possono infatti partecipare alla visita guidata dell'alpeggio, con l'opportunità di godere della degustazione dei prodotti della filiera casearia tradizionale. Dal Re Black, risultato dalla cagliata raccolta in una tela e posta in uno stampo forato per favorirne la separazione del siero, al Seras, o ricotta, fino alla Brossa, la saporita crema di affioramento del siero ottenuta previo riscaldamento e acidificazione. Tutto ciò senza dimenticare la produzione di Fontina DOP. Sono proprio i pascoli come quelli di Entrelor, costituiti da specie ricche dal punto di vista nutritivo e aromatico, a contribuire alla tipicità della Fontina. Nel corso degli anni, sia studenti dell'Institut Agricole Régional, sia altri provenienti da università italiane e straniere, hanno potuto svolgere presso l'alpeggio degli stage e dei tirocini. In entrambi i casi, i diversi aspetti della gestione sperimentale hanno fornito spunti interessanti per lo sviluppo di argomenti diventati successivamente oggetto anche di tesi di laurea. Si è quindi potuto coniugare attività sperimentale e azione dimostrativa rivolta essenzialmente alla formazione dei giovani. I risultati finora ottenuti da questa esperienza, verosimilmente unica sul versante italiano delle Alpi occidentali, consentono di consigliare la diffusione del sistema adottato, in Savoia già piuttosto diffuso, almeno nei casi in cui gli oneri per il recupero di fabbricati si rivelassero troppo elevati, e a condizione che l'orografia del territorio si presti allo spostamento del carro di mungitura.
L'alpeggio di Entrelore, quale realtà sia produttiva che sperimentale, è in grado di proporre le potenzialità di un sistema alternativo, che si è mostrato efficace sia nell'utilizzo razionale delle cotiche erbose, sia dal punto di vista economico-gestionale, con possibilità di ridurre gli investimenti e i costi di manodopera. Per approfondire tutte le particolarità di questo progetto, l'Institut Agricole Régional è a disposizione per fornire le delucidazioni di ordine tecnico e per organizzare visite dell'alpeggio durante i mesi estivi.